Con l'accusa di associazione mafiosa, tre persone sono finite in manette nel Soveratese. L'operazione denominata Showdown 3 colpita la cosca sia Procopio Tripodi che, secondo gli inquirenti, stava per riorganizzarsi. Isabella Roccamo. Sono ritenute affiliate alla cosca sia Procopio Tripodi le tre persone finite in manette nel Soveratese nell'ambito dell'operazione denominata Showdown 3. Si tratta di Cosimo Zaffino, Massimiliano Sestito e Pietro Catanzariti, accusati di associazione mafiosa, diversi reati contestati, dai delitti contro la persona al traffico di stupefacenti. Obiettivo del sodalizio: avere la gestione e il controllo delle attività economiche, commerciali e imprenditoriali della zona. Sono considerati il braccio della cosca che stava per riorganizzarsi nel Soveratese, un tentativo bruciato sul nascere, è stato sottolineato dagli inquirenti grazie al blitz dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro insieme a quelli della Compagnia di Soverato, un'operazione dunque che ha stroncato le mire criminali della consorteria. La costanza, la fermezza dei carabinieri, dei colleghi Capomolla soprattutto e della collega Viscomi ha consentito di andare a aggiustare il tiro, nel senso di portare dove meritano, cioè in carcere, coloro i quali stavano riorganizzandosi e sicuramente ci sarebbero riusciti. Questo è importante, cioè dimostrare sul territorio che si persevera, perché oggi stiamo cominciando ad avere i mezzi per perseverare. Capomolla si è trovato a dover gestire un territorio che non aveva mai avuto un'affermazione di esistenza di una cosca di 'ndrangheta. E guardate che è veramente difficile, perché la cosca di 'ndrangheta o la becchia all'inizio, quando come dire, innesca la carica di intimidazione. La carica di intimidazione si costruisce con la violenza, con la sopraffazione, con la convinzione della gente che ha a che fare con uno 'ndranghetista. Per cui quando c'è una cosca, come nel caso di Soverato, che è attiva da tanti anni, e quindi c'è già una condizione di omertà che riduce al minimo le violenze, le minacce, che non c'è più bisogno di profondere. Ecco la difficoltà. Chiaramente siamo stati, per così dire, tragicamente aiutati da questa contesa armata che si è trascinata per più di 3 anni, con una serie di omicidi efferati.